Domani è al via il Festival dei Due Mondi di Spoleto, appuntamento di assoluto prestigio, giunto ormai alla 61esima edizione. Un programma ricco e stimolante, con grandi nomi e nuove proposte, che ovviamente seguiremo con grande attenzione a partire dalla diretta, proprio in programma, venerdì alle 19.35, durante la prima assoluta de Il Minotauro. Stamani è stato presentato il primo weekend, vediamo insieme. Non avrebbe bisogno di presentazioni ufficiali il Festival dei Due Mondi di Spoleto, perché la qualità delle proposte, la fama internazionale dopo 60 edizioni alle spalle, i nomi che si alterneranno, sono di per sé già garanzia di grande successo e di attenzione mondiale. Ma protocollo vuole che la manifestazione sia comunque introdotta alla vigilia della prima, il Minotauro, che aprirà il Festival 2018 venerdì alle 19 per un primo weekend già da brivido. L'inaugurazione con l'opera Il Minotauro, una nuova opera commissionata a Silvia Colasanti, Lucinda Childs, che è la più straordinaria, grande ex ballerina e coreografa di fama internazionale, che fa tre serate al Teatro Romano, arriva Alessandro Baricco con il suo 900, che interpreterà per la prima volta lui stesso sul palcoscenico. E le risposte del pubblico, come conferma il neosindaco Umberto De Agostinis, nonché nuovo presidente del festival, sono già incoraggianti. Credo che sarà una bellissima edizione. Abbiamo presentato il primo weekend, ma credo che andrà molto bene, perché sono delle ottime opere. C'è un'ottima partecipazione di pubblico e si vede già dal botteghino che sta andando bene.